Il mio è un saluto di benvenuto nella nostra città e soprattutto la sottolineatura che questa città crede come comunità nel cambiamento attraverso le sue forze. A noi interessa che ci sia una cooperazione istituzionale di alto livello, che si riconosca che nel Mezzogiorno ci sono tante donne e uomini che hanno scelto di restare tra mille difficoltà, che nonostante la migrazione di cervelli per ragioni storiche della nostra città continuiamo a essere la città d'Europa col maggior numero di giovani, quindi è col capitale umano che in questi anni Napoli sta provando a riscattarsi, con un rapporto migliore tra pubblico e privato, rompendo anche alcune barriere ideologiche, ma lavorando tutti insieme per la nostra comunità, facendolo con onestà, con trasparenza, con coraggio, con passione, in un territorio dove le difficoltà sono tante, dove qui è più difficile fare ogni cosa, certe volte rispetto ad altri posti, ma c'è tanto entusiasmo per farlo. Questo è uno degli esempi. Pochi anni si è fatto un lavoro importante, ma devo dire Napoli è ricca soprattutto del fatto che sempre di più donne e uomini della nostra città e dei nostri territori vogliono prendersi cura senza più delegare. Ecco, questo è un passaggio importante in questi 7 anni di amministrazione, tra mille difficoltà, senza soldi e col capitale umano, con il senso di comunità, anche con l'orgoglio di appartenere a questa terra. E quindi queste per noi sono grandi opportunità, far conoscere a grandi aziende che qua non c'è solo la cultura, il turismo, l'umanità, la solidarietà, la pizza, il mandolino. Qua ci sono imprese, ci sono industrie, c'è l'università, c'è l'alta tecnologia. Insomma, noi non siamo dietro a nessuno, ma non lo diciamo né con supponenza e né con arroganza, anzi con l'umiltà che caratterizza questo popolo. Quindi noi dobbiamo essere sempre più attrattivi, migliorare i limiti e i difetti che ci sono in questa città, avanzare sul piano dei servizi e farlo tutto insieme, perché il Sud non è zavorra del paese, signor Presidente, il Sud non è nemmeno un'opportunità, è una certezza. Se guardiamo i dati degli ultimi anni, i segnali di ripresa straordinari ci sono nel Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è fatto di persone che soffrono ma amano profondamente le nostre terre. Noi non dobbiamo più consentire che i giovani se ne vadano perché obbligati. Per scelta sì, perché è importante girare il mondo, ma creare l'opportunità che è conveniente venire a studiare a Napoli, conveniente venire a vivere, conveniente venire a investire. Questa è la sfida che ci siamo dati e che, come dire, mi rende orgoglioso di fare il sindaco di questa città tra mille problemi. Quindi grazie per chi viene a Napoli, ho sentito le parole molto belle prima sulla città, quindi ringrazio Mr. Robbins, grazie a voi tutti e soprattutto ai ragazzi che ci danno una grande forza in questa città, con il loro continuo pungolo e spirito critico, ma vedo sempre di più tanti giovani che vogliono restare nella nostra Napoli e questo è veramente un motivo per noi di grande forza, oltre che di grande responsabilità. Grazie.